Aristotele, nella Poetica, affermava che i generi letterari vicino alla perfezione sono quelli che rappresentano la realtà come dovrebbe essere e gli esseri umani siano tratteggiati al meglio delle loro possibilità, come per esempio avveniva nel poema epico oppure nella tragedia. E in Molise c'è stato un grande scrittore, un giornalista, un saggista che è stato emblema di questa idea ed esponente di spicco del realismo italiano. Stiamo parlando di Francesco Iovine, che è nato a Guardia Fiera nel 1902, il 9 ottobre della precisione. È un grande scrittore che è stato, per quanto riguarda la sua produzione, allineato a grandissimi della scrittura mondiale, a Tolstoi, a Flaubert, a De Balzac, per fare qualche nome, e che hanno, come noi sappiamo, della loro concezione antiromantica, della oggettività dell'indagine psicologica dei personaggi e della necessità di non fare al lettore nessuno sforzo dal punto di vista interpretativo della narrazione, ovviamente, hanno, dicevamo, i punti fermi, i punti di forza di una nuova corrente artistica che darà vita poi in Italia al verismo e in Francia al naturalismo. Francesco si trasferì a 10 anni a Larino, dove presso il convitto iniziò gli studi che poi proseguirono a Vasto e Città Sant'Angelo. Inizia ad insegnare nel 1918 proprio a Guardialfiera, dopodiché si trasferirà a Vasto e poi a Maddaloni. Si laurea a Roma e verso la fine degli anni 30, in rotta con il fascismo, va ad insegnare a Tunisi e poi a Il Cairo. Nel 40 torna in Italia e aderisce in maniera convinta al comunismo, tenendo poi contatti con alcuni pensatori di botteghe oscure, tra cui Togliatti. Ma l'amore di Iovine per la sua terra fu totale, fu sempre attento alla vita dei suoi concittadini, che descriveva nei più minuti particolari. Il Molise per Iovine rappresentava molto di più, era uno strumento di indagine della storia meridionale, una esemplificazione pratica che tendeva a rappresentare le reali motivazioni delle miserie sociali e delle problematiche del meridione, problematiche in cui tramite la descrizione della realtà avrebbe voluto e avrebbe cercato in realtà delle soluzioni. È così, per esempio, che si nota che nei suoi più grandi lavori, che noi sappiamo essere Signorava, ma soprattutto Le Terre del Sacramento, il dramma dei contadini, della gente umile, che è sempre costretta a combattere ora con i borboni, ora con i preti, ora con gli aristocratici, sbagliando purtroppo però sempre il compagno di lotta, e per la fatale e letale concorrenza della borghesia e dei galantuomini che poi alla fine ne segneranno sempre gli eventi, ovviamente in negativo. Francesco scrive, dicevamo, Le Terre del Sacramento, pubblicato dopo la sua morte, ebbe un'importanza incredibile, tanto che la RAI dedicò negli anni 70 un intero sceneggiato a questo capolavoro. Scritto negli anni della sua maturazione del pensiero, rappresenta una società manovrata dalla intimidazione poliziesca, dalla politica clientelistica, dal ricatto, dalla sopraffazione dei potenti. I personaggi rappresentano tutte le contraddizioni del meridione. Si parte da Don Benedetto, che medita su oroscopi e medicina e che non usa i suoi mezzi intellettuali a favore di chi non capisce, tra virgolette, ma si chiude in un riserbo scettico e sornione.
Si passa poi per Gesualdo, che pone le problematiche quotidiane in termini di filantropismo idealistico e quasi paternalistico, e che rientra in una male intesa missione caritativa o attesa provvidenza politica tipica in realtà di quella che è la concezione meridionale. Oppure infine al nostro protagonista Luca Marano, che è un inconsapevole rivoluzionario che perderà addirittura la vita per lasciare tutto esattamente come si trova. Ma Iovine era innanzitutto uno studioso e ovviamente prima di parlare degli amati contadini molisani scruta a fondo gli illuministi, studia a fondo Cuoco, Galanti, ma anche quelli gli esteri come Whimsper per esempio. Però lui conosce perfettamente le migliaia di servitù che gravano sul contadino meridionale, per esempio. Lui conosce perfettamente le problematiche della vita sociale della gente umile del tempo, e quindi lo studioso e lo scrittore che descrive questa vita sociale vanno sempre di pari passo. Ha sempre rifiutato in realtà come scrittore una scrittura appunto pomposa, piena di origami, e il suo ideale invece era fondamentalmente di impegnarsi in una scrittura di denuncia, sì, però avvallata da una storicistica imparzialità, fatta di analisi, di dati, di racconti reali della società meridionale con le sue incredibili contraddizioni. Oltre ai due capolavori, Iovine collaborò con Il Mattino, con Il Popolo di Roma, con Il Giornale d'Italia, su cui pubblicò una serie di articoli sul Molise, che poi venne inserita nella famosa raccolta Viaggio in Molise. Scrisse anche per l'Unità, per la Rinascita, e soprattutto questo quando si iscrisse al Partito Comunista. Per Einaudi poi pubblicò L'Impero in Provincia e Tutti i miei peccati, che però non ebbero un grandissimo successo. Tra gli altri anche Un uomo provvisorio, Ladro di galline, che furono in realtà i primi scritti di Francesco Iovine. Francesco Iovine morirà a Roma nel 1950 e con lui muore sicuramente il più grande scrittore della nostra terra. Sarebbe bello che nelle nostre scuole i ragazzi tornassero a leggere gli autori molisani e soprattutto autori come Francesco Iovine, che a loro sicuramente insegnerebbero ad amare il Molise e parlandogliene, ricordando in realtà da dove veniamo, e lo farebbero con la passione, con l'ardore di chi questa terra l'ha amata e l'ha raccontata veramente con il cuore. Questo era